nostre spalle quello che il pubblico televisivo europeo, possiamo dire, conosce come il castello di Elisa di Rivombrosa. In realtà siamo ad Aglie, questo è il castello ducale ed è uno degli argomenti del venerdì dal sindaco con il primo cittadino di Aglie, Marco Succio, che ci ha raccontato la carta d'identità della sua comunità e come questa comunità valorizza i suoi beni storici e architettonici. Aglie è un comune di 2600 abitanti, situato al centro del Canavese. Un comune che ha una storia importante, un comune che ha radici nel Medioevo e ha da poco compiuto 1000 anni dal primo documento in cui compare il nome di Aglie, all'epoca Alladium, su un documento scritto ritrovato. Un territorio che si sviluppa all'estremità della morena ovest, della collina morenica dell'anfiteatro morenico di Ivrea, quindi è una parte pianeggiante, agricola, e una parte collinare dove da un punto di vista agronomico viene coltivata la vite. Infatti noi siamo territorio in cui si produce l'erbaluce di Caluso, che insieme al torcetto di Aglie sono i nostri due prodotti tipici più conosciuti. Da Aglie è stata prodotta Olivetti Lettera 22, la più celebre macchina da scrivere al mondo, che è esposta anche al Museo d'Arte Contemporanea di New York, ha ricevuto il premio Compasso d'Oro come oggetto del secolo, ed è stata prodotta negli stabilimenti di Aglie. Un grande orgoglio che quest'anno tra l'altro abbiamo celebrato con i 70 anni dall'inizio della produzione di questo oggetto. Guido Gozzano è stato il nostro concittadino più illustre, il padre del crepuscolarismo, il poeta italiano più tradotto al mondo, che chiaramente, avendo radici ad Aglie, non può che inorgoglire tutti noi. Ricordiamo che ad Aglie è presente Villa Meleto, che è il luogo emblematico, il luogo di residenza prevalentemente estiva di Guido Gozzano, ma oltre Villa Meleto ci sono tantissimi luoghi che si ritrovano nelle sue opere. Sicuramente oggi è una delle principali, dei principali motivi di attrazione turistico-culturale del nostro territorio. Il Castello Ducale di Aglie è il nostro principale polo attrattore, ovviamente, diventato di proprietà dello Stato nel 1939 e monumento nazionale. Anche grazie al cinema, ma soprattutto anche grazie al processo di valorizzazione messo in atto dal Ministero della Cultura, attraverso chiaramente le sue emanazioni, le varie direzioni che si sono susseguite negli anni, è stato promosso un processo di valorizzazione che ha incrementato la notorietà di questo bene. Oggi il Castello d'Aglie naturalmente è un po' punto di riferimento non solo del territorio alladiese evidentemente, ma anche del territorio circostante. Negli ultimi anni è in corso un processo di valorizzazione territoriale congiunta intercomunale per cercare di fare sistema e lavorare insieme per incrementare quello che da solo è sicuramente un elemento di spicco, ma non sufficiente per un'attrattività turistica. Per questo motivo nascono dei progetti intercomunali come Tre Terre Canavesane, che è il nostro fiore all'occhiello insieme ai comuni di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Insieme a questo sono nati anche altri progetti, tipo ad esempio il progetto della Morena Ovest, che è un progetto che invece punta alla valorizzazione del territorio più da un punto di vista sportivo, per le attività outdoor, per l'attività legate al mondo naturalistico. Ecco, per chiudere, quanto è facile e quanto è difficile fare il sindaco di Aglie, un comune che ha così tanta storia da valorizzare? Fare il sindaco è un'attività, se vogliamo, difficile, perché è un'attività complessa.
ma diventa estremamente facile quando la si fa con entusiasmo, quando si intravede una prospettiva di crescita vera e quando si capisce di poter in qualche modo incidere in questa prospettiva di crescita.